recarsi all'Abruzzo. Un saluto ai nostri telespettatori. Ecco, oggi avremo una intervista con una sola persona, che è il presidente della Banca Popolare delle Province Molisane, Luigi Sansone. Noi ogni tanto, ecco, ospitiamo il presidente perché con lui ecco, facciamo un po' il punto della situazione. Naturalmente parliamo della banca che lui presiede, però ecco, è l'occasione per allargarci, per discutere un po' di tante altre cose che riguardano appunto il credito, ma riguardano anche l'impegno, insomma l'impegno sul territorio, che è quello poi che più ci interessa. Allora, Presidente, io naturalmente la ringrazio per questa sua presenza e vorrei proprio cominciare con un aspetto. Ecco, lei poco fa, prima di andare in onda, mi raccontava dei cambiamenti che sono in atto nel settore, nel comparto. Ecco, noi abbiamo, come dire, avuto sentore di alcuni cambiamenti importanti, soprattutto su alcune competenze che naturalmente, come dire, dal territorio italiano diventano anche, come aspetto assolutamente importante, ma europeo. E allora, insomma, io vorrei proprio cominciare da qui, dal senso di novità che ci possono essere, ecco, nel settore, e quindi dal suo punto, come dire, di osservazione quotidiano, che è quello della gestione di una banca di tal livello, che è quella della provincia molisana, una banca particolare, molto particolare, che va a incidere soprattutto sul territorio molisano, ma non solo, e quindi ne parleremo poi nel corso dell'intervista. Dunque, le novità sono tante. Le novità originano dal fatto che la politica monetaria è stata spostata dai singoli paesi all'Europa. Quindi adesso è la BCE, la Banca Centrale Europea, che detta le regole. Naturalmente, se si sposta la politica monetaria, necessariamente bisogna creare una struttura di norme comuni che riguardano tutti i paesi e che naturalmente investono il sistema bancario con delle regole nuove, con delle regole particolari, ma anche con una vigilanza accentrata. Cioè, la politica monetaria prevede naturalmente, come logica conseguenza, che la banca che attua questa politica poi vigili anche sulle banche del sistema europeo. E quindi in questo caso sarà la BCE a vigilare anche le banche italiane, le banche più importanti, quelle più grandi, però teoricamente ha competenza anche per le banche minori, chiamiamole banche locali, anche se al momento questa attività, diciamo, di vigilanza sul sistema per quanto riguarda le banche minori, le banche locali, viene delegata dalla BCE alla Banca d'Italia. Questo accentramento della finanza, della politica bancaria, della politica monetaria alla BCE ha fatto esplodere naturalmente delle contraddizioni che in effetti noi troviamo anche per quanto riguarda in generale il concetto della moneta unica, dell'euro e dell'adeguamento delle politiche locali, della cosiddetta cessione di sovranità che necessariamente deve essere passare dai singoli stati all'Europa. Gli ostacoli molto spesso vengono fuori perché la politica adesso, ripeto, monetaria si sta centrando a livello europeo, però rimangono delle differenze profonde nei singoli stati, per esempio per quanto riguarda la politica fiscale, per quanto riguarda il settore della giustizia, per quanto riguarda la parte che è direttamente collegata all'attività bancaria e anche quella dei recuperi. Abbiamo tempi molto più lunghi in Italia, si parla di riforme della giustizia, ma per adesso non c'è. Le banche, dico io, tedesche o quelle comunque di altri paesi dell'Europa, si avvantaggiano di un sistema giudiziario molto più veloce. Quindi, diciamo, forse, questo è il mio modesto avviso, non è il caso di cominciare così in fretta, diciamo, dall'accentrare la politica monetaria. Sarebbe stato probabilmente
più prudente andare avanti con le riforme e cercare di omogeneizzare un po' quindi i vari sistemi. Una certa gradualità. Io dico spesso, e per, così anche per semplificare un po' il discorso, nella storia sappiamo bene che non è mai successo che sia nato prima una moneta e poi lo Stato. Normalmente la moneta rappresenta l'essenza dello Stato, non a caso c'era l'effigie dell'imperatore o del re, rappresentava il paese nel suo complesso. Si è cercato di fare qualcosa che secondo me comunque adesso sta, ci sta rappresentando mano a mano tutti i suoi limiti, cioè quello di creare una moneta unica quando ci sono stati diversi che hanno politiche diverse per quanto riguarda tanti aspetti che prima dicevamo, per esempio ho citato quello fiscale, ma quello dell'ordinamento giudiziario, ma non solo, ci sono altre cose che sono divaricanti rispetto a quelle che dovrebbe essere una politica unitaria. Sono venuti fuori vari aspetti che sono stati puntualizzati, ma qua entreremo troppo nel tecnico. Cioè alcune regole sono cambiate da quando la politica monetaria e la vigilanza veniva fatta dalla Banca d'Italia a quando oggi viene fatto dalla BCE o comunque dalla BCE tramite la Banca d'Italia. Un aspetto, diciamo, forse abbastanza, come devo dire, diciamo, che può toccare un po' direttamente anche le vicende dei risparmiatori che affidano alla banca i loro risparmi, deriva, questa è sempre una regola europea introdotta da poco, il fatto che nel momento in cui una banca va male non interviene più lo Stato. Come succedeva prima, l'ultimo esempio nostro è quello del Monte Paschi, adesso non è più possibile. Se una banca si trova in difficoltà, intervengono innanzitutto gli azionisti. Gli azionisti sono quelli che vengono danneggiati in primis, perché sono loro i proprietari della banca. Se va male la banca, i primi a perdere il loro investimento come valore delle azioni sono gli azionisti. Poi ci sono gli obbligazionisti, se le cose, diciamo, sono così profonde che l'azzeramento delle azioni non è sufficiente, si interviene anche sulle obbligazioni. E novità assoluta, anche su potrebbero essere coinvolti anche i depositi dei singoli risparmiatori. Però c'è da precisare quelli che superano i famosi 100.000 euro, che è la garanzia che fornisce a tutti i risparmiatori il Fondo Interbancario di Garanzia. Quindi in parole povere, se una banca dovesse andare male non può più intervenire lo Stato perché l'Europa non lo permette, sarebbero aiuti di Stato che sono vietati, e allora nel caso di come devo dire, vicende veramente molto avverse per quanto riguarda la gestione della banca, speriamo di non arrivarci mai come sistema bancario, perché se la vigilanza viene fatta bene da parte della Banca Centrale o della Banca d'Italia è difficile arrivare a conseguenze così drastiche, ma ipotizziamo che una banca vada completamente in default, a questo punto perdono gli azionisti, gli obbligazionisti e persino i depositanti per importi superiori al minimo garantito. Questa è una novità di cui si sta parlando tanto, in termini tecnici si chiama bail-in, è abbastanza sconvolgente, no? Per quanto riguarda quella sicurezza che prima proveniva dalla possibilità dello Stato, addirittura come è successo in passato, di nazionalizzare una banca, adesso non è più possibile. Questa è una delle tante novità che sono conseguenza del passaggio della politica monetaria alla Banca Centrale Europea. Presidente, lei prima, ecco, appunto diceva, in genere lo Stato diventa, come dire, è prioritario, no? Rispetto alla dimensione della moneta, perché appunto la moneta è di rappresentazione, è un aspetto fortemente culturale, io dico. Allora, io le faccio questa domanda perché? Perché dopo il periodo profondo, no, anche di entusiasmo per la nascita dell'Europa, ecco, sono cominciate a subentrare le dimensioni critiche, no?
ce ne accorgiamo forse quotidianamente, ma ce ne siamo accorti per le vicende della Grecia in modo abbastanza terribile, voglio dire. Ecco, allora io le chiedo, ecco, non avendo un forte riconoscimento dello Stato Europa, ecco, chiamiamola così perché so che lei poi insomma capisce quello che io intendo dire, ecco, la dimensione della rappresentazione dell'euro, che è stato insomma un punto immediato di forza, immediato, perché poi dopo, non avendo forse una copertura di Stato unitario reale, forse ha creato queste difficoltà. E allora io le dico, questo tipo di politica monetaria per lei, il presidente Luigi Sanzone, il presidente di una banca molisana, no? È un percorso adeguato? Cioè lo condivide, lo può dare dei frutti, insomma, ecco, questo è il senso. E per dare dei frutti positivi, insomma, che cosa poi si dovrebbe poi realmente fare come primo, come azione immediata, si può dire? Secondo me non sta dando e non darà frutti positivi per quanto riguarda il miglioramento dei rapporti tra sistema economico, sistema imprenditoriale e sistema bancario, per il fatto che dicevamo prima, perché si tende a omogeneizzare situazioni profondamente diverse. Per esempio, a livello europeo non viene visto bene la presenza di banche molto piccole sul territorio. E questo per una ragione semplicissima, perché normalmente a livello europeo le grandi banche dialogano con le grandi aziende prendono i finanziamenti dalle grandi banche e poi attraverso i loro canali interni li distribuiscono alle loro filiali, alle loro partecipate. Se ci facciamo un viaggio all'estero, andiamo in Germania, andiamo in Francia, andiamo in Inghilterra, vediamo che negozietti ne troviamo pochi. Esercenti piccoli commerciali ne troviamo pochi, artigiani pochissimi, certo. Sono tutte espressioni di grandi catene di distribuzione. Vero. E in quel caso la cosa va bene, e il discorso si fa in BCE a livello europeo, non si tiene conto che in Italia c'è una particolarità, possiamo dire bene o male, che è ancora quella di un'enorme frammentazione, sì, di aziende piccole o piccolissime. È chiaro, è evidente, non è che ci vuole chissà quale approfondimento per capirlo, che la piccola o piccolissima azienda che ha il diritto di sopravvivere, anche perché crea comunque opportunità di lavoro e di crescita, difficilmente riesce a dialogare con il grande gruppo europeo. Sì. Quindi dal momento che le banche non sono un'astrazione che viene dal cielo, ma sono l'espressione economica di un territorio. Sì. È naturale che dove il territorio è frammentato c'è bisogno della presenza, e infatti i risultati della nostra banca lo dimostrano, la presenza di banche locali, perché la banca locale conosce bene il territorio, è in grado di dialogare con i piccoli imprenditori meglio di quanto può fare una grande banca. Ovviamente, dal momento che non voglio dare l'impressione che sto facendo uno spot per la mia banca o per le banche piccole, naturalmente il discorso vale al contrario. È chiaro che una grande azienda che ha presenze a livello europeo, a livello internazionale, necessità di espandersi su mercati esteri, difficilmente riesce ad avere un rapporto, come devo dire, proficuo con una banca locale. Quindi io insisto sempre su questo punto, non bisogna mai generalizzare, neanche quando si parla di banche. Ci sono banche e banche, hanno funzioni diverse, operano in realtà diverse, ed è giusto che ci sia questa differenza di impostazione per quanto riguarda la politica bancaria. Senta, siccome ha parlato lei di territorio, ecco, io le dico subito questo, che naturalmente non è il senso di sostenere uno spot o meno, ma è il senso di sostenere un percorso che noi reputiamo sia di grossa importanza, che è quello di leggere il territorio, di leggerlo nel modo non soltanto geografico, ma anche sul piano, come dire, delle aggregazioni sociali, su quello che c'è, su quello che offre, su quello che dovrebbe offrire. Quindi insomma la presenza di banche come la sua sono completamente auspicabili in una gestione territoriale come quella per esempio molisana, per essere molto chiari.
piccole regioni, tantissimi comuni, in ogni comune una sorta di piccole medie attività produttive, e quindi insomma la visione di una banca che sia, come dire, dove la persona che ha bisogno eventualmente di una certa attenzione, per capirci bene, viene alla sua banca, tra l'altro può parlare persino col presidente senza fare assolutamente nessun incontro. Noi questo credo che siamo, come dire, non c'è bisogno di sostenere assolutamente nessun livello pubblicitario in questo, insomma fa parte proprio fa parte dello sviluppo. È un'evidenza, ma non sempre si riesce a cogliere. Io invece, ecco, era proprio per sottolineare questo aspetto, perché ne ha parlato lei, è proprio per questa lettura territoriale che io vorrei, insomma, come dire, coinvolgerlo in una risposta su che cosa? Sul fatto che noi per esempio abbiamo saputo che c'è stata l'individuazione della presenza della banca delle province popolari, delle province molisane, con sede a Pescara. E l'abbiamo letta, Presidente, anche rispetto alle classificazioni che si stanno facendo ultimamente sull'esigenza di costituire delle regioni che siano diverse dalle 20 che noi abbiamo, quindi insomma questa proposta che un po' noi vediamo un po' quasi ritagliata con una riga, insomma poi su quello ne possiamo parlare se lei vuole, ma insomma noi comunque ci sembrava auspicabile il fatto che passiamo da una piccola regione a una regione più grande, con delle prospettive probabilmente maggiori, con le speranze tra l'altro di veder costruito un percorso di sviluppo completamente diverso. Allora, la sede di Pescara probabilmente, ecco, nella sintonia di queste cose che io un po' le volevo sottolineare. Beh, la sede di Pescara perché naturalmente se si allarga il mercato si allarga anche la possibilità per la banca di fare credito e quindi di migliorare ancora di più i risultati già molto positivi che sono stati conseguiti in questi ultimi anni. Abbiamo colto anche un'occasione che ci è stata offerta dal mercato, innanzitutto abbiamo considerato l'affinità, diciamo anche un po' culturale, che c'è tra l'Abruzzo e il Molise, questo è inutile soffermarsi, lo sappiamo tutti, e poi c'è stata un'opportunità offerta dal mercato, diciamo, del creditizio, il fatto che una banca dell'Emilia Romagna, la Cassa di Risparmio di Rimini, aveva deciso di restringere la rete territoriale, naturalmente cedendo gli sportelli un po' più lontani rispetto al loro centro importante, diciamo, di rapporti creditizi e non solo, che è quello del loro territorio di insediamento originale. Quindi le filiali del Molise, della Carima, della Cassa di Risparmio di Rimini e quelle dell'Abruzzo sono state cedute. Alcune filiali, quelle del Molise in particolare, sono state acquisite dalla Popolare Pugliese. E noi abbiamo invece pensato di estendere il raggio nostro di azione bancaria alla filiale di Pescara, che faceva sempre parte del gruppo di filiali che Carima aveva deciso di cedere. Quindi noi abbiamo preso la filiale di Pescara, dove attualmente operiamo con il nostro logo, con il nostro marchio, dal 1 ottobre come cessione di ramo d'azienda da parte della Carim. Riteniamo che ci sia da fare un buon lavoro, riteniamo che sia importante uscire dai confini dove già comunque siamo presenti e dove è nata la banca, e abbiamo anche l'orgoglio di dire che una volta tanto non sono gli altri a venire da noi, ma siamo noi ad andare dagli altri in maniera, posso dire, abbastanza qualificata. Ecco, e su questa su questi ragionamenti che stiamo facendo, a me interessa la sua opinione, perché voglio dire, da operatore, no? Persona che opera sul territorio e quindi ha l'attenzione del territorio, ecco, questa proposta di possiamo dirlo, di separare il Molise in due parti, una parte andrebbe con questa regione di Levante e un'altra con l'Adriatica, quindi insomma le due province un po' che sono
ne vanno un po' ognuna per conto proprio rispetto a una divisione che noi abbiamo voluto considerare quasi come sì, riga e squadra, ecco, insomma, più su una posizione così esclusivamente geografica, ma neanche tanto legata a dimensioni di geografia culturale, ecco, per capirci. Quindi un po'... Io sinceramente ho letto di questa proposta presentata così in Parlamento qualche settimana fa e onestamente odio pensare che chi l'ha proposta magari la sera prima aveva fatto una cena con gli amici e quindi forse aveva avuto difficoltà, era in stato di ebbrezza, aveva brutti sogni o il desiderio di essere assolutamente originale. Quindi la cosa più normale è che si torni un po' al passato di Abruzzo e Molise, che hanno come affinità culturali e non solo, anche economiche, e si rimettano insieme. No, dividiamo a metà il Molise che già è piccolo e ne mettiamo metà, mi pare, con la Puglia, se ricordo bene, e metà con l'Abruzzo. Lo trovo assolutamente fuori da ogni logica. Se qualcuno me lo spiega, fa piacere. Io non riesco a comprendere. Potevamo a questo punto anche dividere in tre, davamo qualcosa alla Campania, non lo so con quale criterio. È probabile, pure il Lazio. Non condivido nella maniera più assoluta. Condivido in pieno l'idea di creare regioni un po' più grandi. I fatti dimostrano che una regione di 300.000 abitanti, 315.000 abitanti, non ha la massa critica per potersi sviluppare, per poter crescere, e purtroppo i fatti lo dimostrano. No, l'economia molisana continua ad andare indietro anche quando altre economie, diciamo in altre regioni, danno qualche segnale, anche se timido, di ripresa. Qua per il momento non si vede. Speriamo che venga, noi continueremo a fare la nostra parte, così come stiamo facendo, e riteniamo di aver dato e di continuare a dare un apporto importante al territorio nel nostro ambito di banca locale al servizio delle piccole aziende e del mondo delle famiglie. Questo è il nostro ruolo, siamo orgogliosi di poterlo portare avanti nel migliore dei modi. Non ci interessa scimmiottare le grandi banche, per le quali abbiamo un grande rispetto, ma che svolgono un ruolo diverso dal nostro. Sempre nell'ambito ovviamente del sistema bancario. Presidente, voi ci avete abituato bene, cioè nel senso che ogni anno noi siamo ospiti vostri, dove ci illustrate un po' tutto quanto il percorso, dati alla mano, ci illustrate quello che è successo durante l'anno. Ci parlate delle prospettive dell'anno successivo, quindi insomma, ecco, abbiamo un rapporto quasi costante, no? Sugli andamenti, eccetera. Naturalmente gli andamenti a volte non tengono conto di quelle che sono, non possono non tener conto di quelli che sono poi gli accadimenti, che sono quelli decretati da altri sistemi, da altre cose. Però insomma devo dire che spesso e volentieri, perfino nelle previsioni, no? Cosiddette, ci avete colto. Allora, immaginiamo che lei oggi sta illustrando alla fine di questo percorso annuale la situazione della sua banca. Che cosa si sente di dire, insomma, come analisi di un anno? L'anno appena trascorso per noi è stato positivo, così come gli anni precedenti. Noi in effetti operiamo da 8 anni, i primi 2 anni sono stati ovviamente gli anni dello start-up e quindi abbiamo comunque ovviamente dovuto spesare tutto quello che è l'avvio di un'attività bancaria, che è qualcosa di veramente complesso e dispendioso dal punto di vista economico. Poi gli esercizi successivi li abbiamo chiusi sempre in utile, sempre con utili crescenti. L'anno scorso abbiamo chiuso con circa 1 milione di utili, quest'anno prevediamo di chiudere con 1,5 milioni. Ma non è, il fatto positivo non si ferma solo al risultato finale, no? L'utile conseguito, che poi naturalmente, come avremo occasione poi forse di dire, ritorna anche sul territorio attraverso tanti interventi, tantissimi, che stiamo svolgendo nei vari settori della cultura, dell'arte, anche dello sport, insomma siamo presenti sul territorio non solo come banca che raccoglie risparmi e eroga credito, ma anche come banca che supporta il territorio con interventi di sponsorizzazione, di contributi, ovviamente per iniziative meritevoli.
Ma ripeto, al di là del risultato finale, quello che ci rende ancora più tranquilli e più sicuri del percorso che stiamo, in cui stiamo proseguendo, è il fatto che tutti i valori di bilancio crescono in maniera costante, in maniera come dico, senza balzi, ecco, in maniera veramente positiva. Abbiamo avuto la sorpresa l'anno scorso di vedere che Milano Finanza, che come sappiamo tutti è un settimanale a livello nazionale, poneva la nostra banca al 10° posto in Italia tra le banche locali per crescita di valore. Quindi loro che analizzano i bilanci di tutte le banche hanno colto questo aspetto positivo di questa crescita, diciamo, costante, di crescita di tutti i valori, di tutti gli aggregati e non solo del conto economico, perché economico può essere influenzato da avvenimenti, diciamo, straordinari di periodo, ma è tutta la banca che si sta muovendo in maniera molto positiva. Speriamo di continuare così anche dopo l'acquisizione della filiale abruzzese. Dico anche che stiamo già lavorando per aprire un'altra filiale a Vasto. Dobbiamo ancora vedere se anche qui, attraverso l'acquisizione di qualche sportello di altra banca che cede, o aprendo noi ex novo, così come abbiamo fatto a Termoli, così come abbiamo fatto a Isernia. Ecco Presidente, il percorso, come dire, sul piano proprio produttivo, allora io insomma le vorrei, come dire, veramente la vorrei sollecitare su questo aspetto, la presenza della banca nel settore produttivo, diciamo, in confronto al settore produttivo del Molise, che è un settore veramente abbastanza particolare perché quotidianamente mostra delle crepe critiche che sono veramente molto serie. Allora, il vostro ruolo come si è sviluppato? Cioè, per capirci, per essere proprio, come dire, per dirla in modo molto, molto, molto concreto, ma anche terra a terra, cioè siete riusciti probabilmente con degli interventi ad evitare dei tracolli maggiori di quelli che già, insomma, la cronaca ci riporta quotidianamente. Beh, questo è quello che stiamo facendo, diciamo, tutti i giorni nel nostro lavoro. Noi innanzitutto ci siamo dati un percorso, abbiamo tracciato un percorso molto chiaro, ritorniamo un po' a quello che dicevamo prima. Siamo una banca locale, siamo nati per lo sviluppo del territorio nel quale operiamo e che conosciamo molto bene, e quindi proprio per marcare in maniera ancora più precisa il nostro ruolo, noi ci siamo autolimitati nell'erogazione del credito. Noi non facciamo normalmente finanziamenti superiori ai 500.000 euro, perché abbiamo individuato in quell'importo fino a 500.000 euro la gran parte delle aziende locali che hanno bisogno del supporto bancario. Grandi aziende non ce ne sono, quelle che c'erano si sono immischiate con la politica, hanno fatto una brutta fine, non c'è bisogno di citare i nomi, li sappiamo tutti. Il nostro ruolo è proprio quello là di supportare il piccolo imprenditore che ha bisogno dell'aiuto della banca per poter crescere, magari per assumere un'altra persona, per operare, diciamo, con maggiore scioltezza sul mercato, perché è chiaro, quando i mezzi finanziari cominciano a mancare è necessario assolutamente che anche la banca faccia la sua parte nel supportare queste aziende. Ci tengo a dire che quando esaminiamo le proposte di affidamento che arrivano in consiglio di amministrazione ogni volta che il consiglio si riunisce, naturalmente il direttore generale che propone al consiglio fa un'analisi dei dati economici della società, non so, il fatturato, la capitalizzazione, i ratio, tutte queste belle cose, però alla fine quello che fa decidere in positivo e in negativo sulla concessione del credito, mi creda, è la conoscenza dell'imprenditore, quella che molto spesso manca alle altre banche anche per un fatto contingente. Alla fine sì, questa azienda è un po' debole, questa azienda magari c'è il fatturato in calo che è quasi normale in questo periodo, però il soggetto economico è persona seria, è persona che ha onorato sempre i suoi impegni, ha anche lui un patrimonio discreto che in caso di necessità può attivare, e questo è il valore in più che noi abbiamo dato con la nostra banca al territorio, e molti ce ne hanno dato atto, perché
senza il nostro intervento probabilmente quelle aziende oggi non esisterebbero più sul mercato. Lo stiamo svolgendo, posso dire, proprio con passione, non soltanto come un fatto burocratico, ci stiamo impegnando a 360 gradi e stiamo avendo dei risultati positivi. Presidente, con i giovani come ci comportiamo? Cioè il senso di un, che le devo dire, una buona idea venuta da giovani che non hanno grandi supporti oppure devono come dire, recarsi un po' quasi come dei mendicanti, no? Nella dimensione istituzionale e politica, no? No, ecco. Noi lo stiamo facendo, noi al di là di quello che si dice che le banche non supportano le idee, non è vero, noi cerchiamo però ovviamente di valutare insieme all'imprenditore se questa idea ha una possibilità di sviluppo economico, perché la bella idea è una cosa, ma questa bella idea dobbiamo vedere sul mercato poi se riesce a dare risultati. Esatto. Ma lo facciamo, anche se i canoni stabiliscono che non si affida un cliente che non abbia perlomeno un paio di bilanci, molto spesso noi l'abbiamo fatto anche abbiamo scommesso insieme a lui, ovviamente vogliamo che anche chi chiede ci metta anche del suo, non come, come devo dire, non soltanto come idea ma anche come, come garanzia. È chiaro, se l'azienda dovesse andare male ci rimette la banca, ma ci rimette anche chi forse ha pensato a un'impresa troppo avventata, ma lo facciamo quotidianamente. Purtroppo, questo va detto, abbiamo più richieste di assunzione perché il lavoro in banca viene ancora considerato a torto un lavoro tranquillo, dove ti prendono lo stipendio e magari fai pure il secondo lavoro. Ripeto, più richieste di assunzione che non richieste di giovani che vogliono intraprendere o vogliono fare qualcosa. Quindi quando capita che un giovane o un gruppo di giovani viene a proporre qualche idea che può trovare diciamo, riscontro poi nel mercato, noi siamo pronti e lo abbiamo dimostrato. Facciamo sempre la nostra parte. Senta, lei prima ha sottolineato un aspetto che io insomma, volevo riprendere perché mi interessa in modo molto, molto particolare, che è quello della, dell'impegno delle istituzioni come la sua rispetto a quella che è il mondo culturale, la dimensione culturale, l'arte, no? La presenza su un territorio che, di occasioni culturali che spesso insomma, sono state nel corso del tempo un po' tralasciate e che potrebbero invece essere un campo di futuro molto, molto, molto interessante. No? E allora, siccome io so che voi vi siete più volte avete partecipato, avete spinto a che ci fossero delle iniziative sul piano culturale, raccogliendo quelle che vi sembravano come dire, interessanti, ma non limitandovi solo a quello, ma anche dando un po' degli stimoli, degli input. A volte, allora io le chiedo un po' ecco, la presenza della, della sua banca nelle varie iniziative culturali e un po' anche il senso delle prospettive, no? Se questa strada continuerà ad interessarvi, certo. E se diventa, può diventare come dire, elemento centrale su cui puntare forse anche in un aspetto quasi quotidiano, voglio dire. Assolutamente sì, perché la presenza in, diciamo, della banca a supporto di queste iniziative a cui accennava lei, per noi è anche l'orgoglio di una promessa mantenuta. Perché noi fin dall'inizio, fin dai tempi del comitato promotore, quando cercavamo soci per far nascere la banca, abbiamo sempre detto che questa banca si avvale della conoscenza del territorio, tiene conto nell'erogazione del credito della conoscenza degli imprenditori e delle famiglie e darà anche al territorio, riverserà sul territorio buona parte di quelli che sono gli utili della gestione. Stiamo facendo esattamente questo e stiamo facendo anche rapportato a quelle che sono le dimensioni della nostra banca in maniera molto ma molto importante. Abbiamo finanziato attraverso l'acquisto di libri pubblicazioni recenti, pubblicazioni editoriali, abbiamo finanziato ricerche di tipo archeologico, abbiamo finanziato enti di beneficenza e di assistenza all'anziano, finanziato, contribuito naturalmente in qualche modo ad agevolare il percorso
di questi enti dal punto di vista economico, siamo intervenuti anche per quanto riguarda lo sport, siamo intervenuti anche per quanto riguarda ricerche in campo medico, che sono state anche là, c'è stata la presenza e l'intervento della nostra banca, addirittura siamo intervenuti, questo pochi giorni fa, con il finanziamento, ma anche con un contributo, diciamo, col tax credit, cioè una partecipazione economica alla realizzazione del primo film che si sta girando in questi giorni in Molise e in Abruzzo, sulla famoso percorso della Transiberiana del Molise, probabilmente, e c'è stato dato atto anche di questo, se non ci fosse stato il nostro aiuto, questa produzione cinematografica avrebbe trovato serie difficoltà per continuare le riprese. Adesso le riprese sono quasi completate, mi pare per il 10 novembre finisce tutto. Questo film, grazie anche al contributo della banca, andrà sui circuiti nazionali. Mi diceva che alcune vendite sono state fatte del film anche all'estero, particolarmente in Argentina e in Canada, dove ci sono tanti molisani emigrati da anni, e questo film, che io ritengo molto molto bello, pieno di poesie, è un film che racconta il Molise e i molisani, e ci fa vedere, appunto, forse è precursore, no, di un'eventuale aggregazione futura, diciamo più logica, perché in effetti parte dal Molise e percorre sia la campagna molisana che quella abruzzese, e racconta la storia di queste storie personali che si incrociano durante questo viaggio. Questo per dire che come la banca è presente, perché è un gruppo di giovani pieni di entusiasmo, che hanno quest'idea, che se la sono guadagnati anche andando prima a parlare poi con quelli che dovevano usufruire, poi quelli che dovevano mettere questo film in condizione di girare per l'Italia, parliamo di 50 sale in Italia più quello che dicevamo all'estero, una banca locale non può non dare una mano a questi giovani, lo stiamo facendo, ma ripeto, questa è una cosa di una settimana fa, ma neanche mi ricordo quanti interventi abbiamo fatto, tutti in direzione di agevolare questo territorio anche dal punto di vista culturale. Presidente, si è chiuso l'Expo da pochi giorni. La partenza, si è molto discusso sulla ricaduta, no? Sui territori, un po' al di là di Milano. Ora, le dimensioni critiche sono parecchie, si sta discutendo persino sui numeri, insomma, delle presenze, le dico questo, qualcuno ne esce fuori in modo entusiasta, altri, insomma, ci riportano un po' più sul suolo, no? Sul nudo suolo, dicendo, insomma, che probabilmente perfino nei numeri non abbiamo colto quello che, insomma, ci saremmo aspettati. Però, insomma, io perché le voglio fare questa domanda, cioè la motivo su questo aspetto. Le ricadute sul piano turistico nel Molise ci sono state poca cosa. Noi abbiamo dei dati che parlano di percentuali bassissime, percentuali che si avvicinano all'1%, ecco, per capirci. Allora io chiedo al presidente di una banca che fa il suo mestiere, insomma, quando la presenza di un aspetto del turistico nel Molise, quindi di aziende impegnate sul piano del turistico, potrebbe essere, come dire, fortemente interessante, anche però leggendolo in quello che poi, come dire, succede, che la ricaduta è talmente bassa. E allora, insomma, io le chiedo come vi comportate. Io domani mattina vengo da lei con tutte le garanzie, come dire, con tutte le cose, ci metto del mio, ho tutte le carte in regola, voglio fare un'attività fortemente turistica. Lei che cosa mi risponde? La prima cosa che mi dice e quindi che cosa possiamo fare, se realmente, ecco, si può lavorare per far sì che questo petrolio che noi chiamiamo turismo nel Molise, insomma, possa spillare una volta per tutte. Sì, noi abbiamo questo petrolio che è la materia prima, però non siamo stati mai in grado fino adesso di esportarlo. Noi abbiamo un ottimo prodotto, ma non siamo capaci di arrivare al mercato.
Ora devo anche dire con obiettività che il privato ci ha messo di suo. Sì, cioè le iniziative dal punto di vista artistico in Molise non solo ci sono dal punto di vista turistico sì. Ma sono troppe forse in relazione al territorio e questo crea un danno agli stessi protagonisti. Esatto. Perché anche in periodo di crisi vabbè mo apro l'agriturismo, ma quando l'agriturismo o il ristorante cominciano a essere spropositate in base a quello che è il numero degli abitanti e la superficie del territorio, considerato anche come siamo divisi nei vari piccoli paesi, io oggi non mi sento di consigliare un intervento nel campo del turismo. A questo punto però bisogna anche dire le cose così per intero, perché poi sì. I privati la loro parte l'hanno fatto e alcuni hanno sacrificato e messo in discussione anche quello che era il loro patrimonio, magari ereditato dai genitori, perché le cose vanno male e ne rispondono. Ma se la regione smette di pensare a interventi a pioggia che hanno un unico obiettivo, quello di portare consenso elettorale di turismo, è meglio che stendiamo un velo pietoso e ne parliamo più. Perché? Se l'imprenditore mette su un'azienda turistica, anche bella, anche ben attrezzata, dove si mangia bene, dove si dorme bene, dove il paesaggio è bellissimo, ma non c'è la strada per arrivarci, è inutile che ci giriamo intorno. L'imprenditore che ha messo di suo non se la può fare la strada anche se volesse. Deve essere ente pubblico e continua lo scarico e barile. La provincia dice non abbiamo soldi, la regione dice non abbiamo dato i soldi alla provincia, poi facciamo la metropolitana regionale, però le strade sono in condizioni pietose. Dico le strade, ma non solo le strade, sono tante cose. Anche intervenire, può sembrare banale, anche intervenire per il problema dell'antagismo, anche questo aiuta il turismo. Nei piccoli paesi purtroppo i cani abbandonati creano problemi anche di carattere igienico, noi li accettiamo perché per noi è anche un fatto di amore, ma chi viene da fuori non si aspetta di trovare queste cose. Un'identità la vogliamo dare a questa regione. La Basilicata l'ha ottenuto attraverso la realizzazione di un film, e allora se la regione ha investito nell'attività della produzione cinematografica 1 milione, se invece di dare 100.000 euro a 10 persone per acquisire consenso elettorale, avesse fatto un solo film, magari chiedendo anche l'intervento dei privati, ma mettendosi in prima persona la regione con un finanziamento cospicuo, probabilmente questo film avrebbe portato la regione all'attenzione di tutti. Invece noi continuiamo a dire abbiamo il tartufo, quanto è buono, però non riusciamo a dare un'identità a questa regione. Io devo dire con obiettività che i privati hanno fatto tanto, però se non c'è il supporto dell'ente pubblico che interviene in quella parte che il privato non può fare, non vedo un futuro felice per quanto riguarda il turismo. E mi dispiace, perché le possibilità ci sarebbero e tante, però non sono state colte, e non è che le devo dire io, perché chi ci amministra lo sa meglio di noi, è la logica da cui si parte che è diversa. Lo scopo non è tanto quello di incrementare il turismo, che non nasce per un provvedimento regionale, ma da oggi a domani, ma è qualcosa che deve essere programmato, che probabilmente non darebbe poi quei risultati dal punto di vista elettorale che i nostri amministratori legittimamente si aspettano, ma legittimamente per loro, ma non per il futuro di questa regione. Senta, io come dire, ho la possibilità di scindere anche un po' la sua preparazione, che è anche quella di amministratore, no? Per capirci, quindi insomma c'è questo senso. Ecco. Allora io insomma le chiedo questo, a volte quando andiamo un po', siccome abbiamo parlato di cinema, no? È bene farlo, a volte quando vediamo dei film vediamo che per esempio dai film prodotti in altre nazioni, no? Soprattutto insomma, in America,
ecco, negli Stati Uniti, in Inghilterra, eccetera, c'è, ogni tanto capita che film a volte politici, no? Riusciamo a capire che, per esempio, in alcuni stati si ragiona molto, no? C'è questo aspetto di unione, no? Tra la parte politica, diciamo, e la parte finanziaria, quindi imprese finanziarie, banche, non solo banche, no? Anche altri tipi di percorsi, ma ecco, c'è una lettura abbastanza comune del territorio per cercare di trovare anche degli accordi, diciamolo così, in termini molto, 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 molto semplici ma molto chiari, per dominare lo sviluppo, oppure per preparare, per costruire. E allora, insomma, mi viene spontaneo: banca locale è una banca fortemente territoriale, è una banca quindi legata al territorio, legata alle fasi produttive del territorio, legata agli uomini, no? Gli abitanti, certo, di questo territorio. Ecco, quali sono i rapporti con la dimensione istituzionale, visto e considerato che le istituzioni spesso se lo dimenticano, insomma, ma sono in nome e per conto dei cittadini? Bella domanda. Diciamo che non ci sono stati rapporti, diciamo, molto proficui di collaborazione. Qualche volta abbiamo avuto anche occasione di rappresentarlo. Magari si celebrano degli eventi dove si parla di economia, dove si parla di banca, eccetera. La nostra banca non viene anche invitata, insomma. Qualche amministratore distratto addirittura qualche tempo fa ha avuto occasione di dichiarare che in questa regione mancano banche locali, ma evidentemente questo vive da un'altra parte. L'istituzione, mi dispiace, fino adesso ha visto la banca più come opportunità per fare qualche discorso, diciamo, di tipo personale, che non per cogliere l'occasione insieme di sviluppare l'economia del territorio. Ecco, anche la finanziaria regionale, abbiamo rapporti, diciamo così, molto generici, così superficiali, anche se secondo me dovremmo andare a braccetto, proprio perché la finanziaria svolge un ruolo importante per la regione, così come la banca locale. Insieme potremmo fare molto di più, facciamo poco, c'è poco dialogo con le istituzioni. Questo bisogna dirlo, perché purtroppo è così. Noi comunque andiamo avanti per la nostra strada e cercheremo in futuro, come già stiamo facendo adesso, di stimolare un po' di collaborazione, che non è certamente a vantaggio solo della banca, ma anche delle istituzioni e del territorio. Per adesso è carente. Presidente, la vostra, io sono uno di quelli che l'ha sperimentato spesso e volentieri, avendo, insomma, anche la possibilità di intervistarla quasi ogni anno per fare quel punto della situazione, no? Ecco, questa vostra forte capacità di ascolto, io vi do, come dire, lo voglio sottolineare, perché credo, grazie, che sia, come dire, fondamentale. Cioè, non stiamo di fronte a una sorta di torre che, no, che diventa quasi una prigione, ma qua siamo per molto aperte, ecco, gli spiragli di apertura sono tanti e avete questa capacità di ascolto. Allora io le chiedo, nell'ambito suo e dei suoi collaboratori, naturalmente, ecco, questa vostra capacità di ascolto, che cosa ha captato in questi ultimi periodi? Cioè, non le chiedo di svelarmi dimensioni strategiche, però, ecco, quale potrebbe essere, come dire, la possibilità di sviluppo maggiore, se esiste, se c'è un comparto, se c'è una porta eventualmente da aprire, e quindi la possibilità di intervenire subito e immediatamente in modo concreto? Noi il rapporto con la gente, con i soci, con i clienti, lo riteniamo un nostro dovere essenziale. Io sono là, noi abbiamo un ottimo direttore generale che porta avanti la banca, io sono tutti i giorni nel mio studio qua a Campobasso, perché ritengo doveroso sentire quali sono le esigenze dei soci e dei nostri clienti. Noi abbiamo 2300 soci, che è un numero enorme per la realtà molisana, e io sono tutti i giorni a disposizione dei 2300 soci e dei clienti anche non soci, per vedere quali sono le esigenze, anche un modo per noi non solo
di mantenere fede all'impegno che a suo tempo abbiamo assunto. Ecco, non è, per il comitato promotore è un po' come un comitato elettorale, no? Noi prendiamo le adesioni per far nascere la banca, come il politico parla per avere i voti, ma poi dopo non abbiamo tolto la schedina del telefono che prima abbiamo dato per essere a disposizione, come qualche volta è successo, ma siamo rimasti lì e ancora oggi siamo a disposizione tutta la struttura, io in particolare come presidente per il rapporto con i soci, per capire quello che possiamo fare, ma ancora di più per capire quali sono le esigenze del territorio. Negli ultimi tempi, sinceramente, io ho visto un po' di sbandamento per quanto riguarda la direzione della politica regionale, per quanto ho visto, e lo devo dire con soddisfazione, ho letto in maniera molto positiva gli interventi che si stanno operando nell'agricoltura. C'è un po' un risveglio di questo settore che non lo sapevo, l'ho appreso in un incontro molto interessante a cui ho partecipato con l'assessore Facciola, al quale faccio pubblicamente i miei complimenti perché sono rimasto veramente colpito dal modo, come devo dire, preciso, puntuale e anche un po' molto tecnico con cui ha affrontato il problema. Ecco, c'era poca politica e molta concretezza nelle sue parole e ho appreso che il 90% del territorio molisano è territorio agricolo, quindi non è che stiamo parlando di un settore poco conto, esatto. Stiamo parlando di un settore importante e qui io vedo che c'è stato chi, come l'assessore Facciola, ci ha messo la faccia. Quando vediamo queste opportunità portate avanti dall'istituzione, siamo i primi ovviamente come cittadini e come responsabili della banca a esserne contenti. Abbiamo detto all'assessore che faremo fino in fondo anche la nostra parte per quanto riguarda il supporto a queste iniziative, sono iniziative a cui crediamo, però naturalmente ecco, bisogna superare qualche criticità tipica, quella di coltivarsi l'orticello. L'agricoltura nella nostra regione è troppo frammentata, abbiamo bisogno che chi intende fare agricoltura cominci ad aggregarsi magari con territorio vicino e mi è piaciuta molto l'idea di dare un supporto maggiore di intervento pubblico a chi decide di aggregarsi. Questa è una cosa secondo me molto positiva e che io vedo in questo settore la possibilità di sviluppo, ma naturalmente grazie anche alle idee, all'intervento e alla passione in questo caso di chi svolge l'incarico di assessore al settore. Senta, i rapporti con il mondo sindacale, le dico questo perché volevo un po', come dire, sottolineare l'aspetto che il sindacato, insomma, un po' negli ultimi tempi ha un po' cessato di essere esclusivamente rivendicativo, ma ha presentato per esempio delle piattaforme che possono essere condivise o meno, ma comunque sono molto interessanti sul piano, come dire, dello sviluppo. Quindi, insomma, si nota uno studio maggiore, come dire, rispetto a piattaforme esclusivamente, ecco, sul piano della rivendicazione stretta. Insomma, c'è qualcosa di completamente diverso e anche la dimensione, ecco, di aver, come dire, fatto scattare l'area di crisi in cui ci sono entrati anche loro dentro. Insomma, io faccio una sorta di domanda di estensione, no? Per lei, che è quella, se noi ecco, abbiamo un intervento maggiore, come dire, dello Stato in quella che è stata considerata area di crisi, con la possibilità per una banca locale di avere probabilmente un territorio lì forse più favorevole a crescere, ecco, per capirci, quindi se c'è interesse anche da parte della certamente sua banca. L'area di crisi può aiutare, però naturalmente aiuta nel momento in cui viene considerato qualcosa a supporto, non sì. È che perché abbiamo il contributo che ci arriva dallo Stato le aziende fioriscono se noi siamo capaci di snellire la democrazia, la burocrazia, se siamo capaci di dare risposte rapide. Questo è un aspetto molto importante, molto spesso le pratiche vanno avanti per mesi, per anni senza una soluzione. Se riusciamo a infrastrutturare meglio il nostro territorio, dove magari il tir arriva più facilmente, dove ha la possibilità di percorrere nel tempo più breve possibile il nostro territorio. Il trasporto, per esempio, è uno dei fattori che incide tanto, no? Sulla competitività di un prodotto. Quindi io mi auguro
che l'area di crisi venga presa come un'occasione per poter crescere, per poter far nascere nuove aziende, per risanare le aziende che ci sono, se hanno prospettive di sviluppo, altrimenti rischiamo, come il passato, di fare l'intervento a pioggia, di fare magari dare una mano a Tizio a Caio, ma alla fine no, dobbiamo sperare poi nella prossima area di crisi. Io da operatore che vive questa realtà da anni in maniera molto profonda, io mi auguro che aree di crisi non ce ne siano più per il futuro, ma che ci sia invece possibilità di sviluppo che dovrebbe nascere proprio da questi interventi. La logica non deve essere quella del passato, altrimenti sappiamo come vanno a finire queste cose. I rapporti con il mondo sindacale. I rapporti con il mondo sindacale sono rapporti di assoluta correttezza. Abbiamo portato avanti una trattativa tranquilla e proficua con il sindacato, adesso che abbiamo acquisito il mese scorso il ramo d'azienda, come dicevo, della Carim con l'apertura della filiale di Pescara. Noi cerchiamo di precedere quelle che possono essere le giuste istanze e rivendicazioni del sindacato, agendo in collaborazione. Fino adesso lo abbiamo fatto, non abbiamo nessun problema e abbiamo comunque dei collaboratori molto bravi e molto motivati. Naturalmente, nel caso comunque di accennare anche a questo, la banca significa anche opportunità di sviluppo, di crescita anche dal punto di vista dell'occupazione. Certo, siamo una banca che ha 8 anni di vita, non possiamo immaginare di assumere centinaia di persone, altrimenti faremo la fine dei nostri predecessori che, per fare il favore a Tizio e a Caio, poi alla fine ci sono giocate la banca. Questo non abbiamo assolutamente intenzione di fare. Noi facciamo tesoro della nostra attività quotidiana anche degli errori degli altri, che non abbiamo assolutamente intenzione di ripetere, perché in questa banca ci abbiamo messo la faccia e tanta passione e anche un po' di soldi. Presidente, che farà domani? Cioè, nel senso lavorativo, su che cosa, come sarà la sua giornata, la sua agenda? La mia agenda, c'è già 2 o 3 incontri con imprenditori che vengono a proporre delle iniziative. Io naturalmente faccio un primo filtraggio, anche perché poi devo relazionare ovviamente in consiglio di amministrazione su queste proposte che poi di affidamento che andiamo a fare, e quando ci rendiamo conto dal colloquio con l'imprenditore che la cosa può stare in piedi, il direttore generale propone, prepara la pratica e il consiglio di amministrazione normalmente ne facciamo un paio al mese, quindi i tempi di attesa sono anche abbastanza ridotti, diamo comunque risposte veloci, e questo è un fatto, ripeto, molto positivo per l'imprenditore. È meglio dire un no subito, naturalmente motivato e condiviso, certo, che non un sì dopo 6 mesi, quando magari l'azienda già si è trovata poi ingolfata da problemi non risolti. Presidente, siamo alla fine. Naturalmente io, insomma, le chiedo quel giochino che facciamo sempre, no, alla fine delle trasmissioni, che è quello di parlare direttamente ai nostri telespettatori senza che io le rivolga alcuna domanda. Quindi ecco una chiusura, un po' una sorta di chiusura finale che io affiderei completamente a lei. La chiusura finale è: continuate a dare supporto alla banca locale, ricordatevi, e questo è un aspetto molto importante, che i vostri risparmi dati alla banca locale si trasformano in finanziamenti dati all'economia locale e quindi anche in opportunità di lavoro per voi e per i vostri figli. Questo è un aspetto che non dobbiamo dimenticare, ripeto. La grande banca ha una funzione importantissima per le aziende che superano i confini locali e anche quelli nazionali. Non ci possiamo certamente sostituire a loro, ma noi stiamo svolgendo e continueremo a svolgere una grande funzione per quanto riguarda lo sviluppo del territorio in cui ci troviamo a operare. Date fiducia alla banca, perché dando fiducia alla banca perlomeno avete la certezza che il vostro deposito va a creare sviluppo in questa regione.
i depositi che vengono dati ovviamente a banche che hanno la testa pensante fuori dal territorio locale sono delle risorse che vengono poi destinate in base a logiche che non sono certamente, non tengono certamente conto di quelle che sono le esigenze del Molise, ma esigenze ovviamente di carattere nazionale, internazionale, con possibilità magari di fare, come purtroppo le cronache ci dicono, più finanza e meno prestiti alle imprese. Noi facciamo quello, cerchiamo di farlo al nostro meglio, naturalmente per noi è vitale il supporto del territorio e dei soci che hanno creduto e continuano a credere in questa iniziativa. Bene, grazie, io mi fermerei qui, naturalmente mi prenoto per il prossimo punto della situazione. Io mi prenoto per ringraziare. Quindi fra sei mesi, insomma, sei, sette mesi facciamo il punto della situazione, anche perché insomma la materia, voglio dire, ci interessa particolarmente, lo sviluppo passa. No, ma è importante perché una materia in assoluta evoluzione, ci sono degli aspetti tecnici, diciamo un po' per addetta ai lavori, ma ci sono anche delle novità che toccano, come quelle di cui accennavo all'inizio, toccano direttamente il rapporto della gente, delle imprese, delle famiglie con la banca. Perfetto, grazie allora al dottor Luigi Sansone, presidente della Banca Popolare delle Province Molisane, che non sta solo nel Molise, già questo. Adesso sta anche in Abruzzo. Adesso sta in cugina abruzzese. E probabilmente sarà a Vasto fra poco. Speriamo. A Vasto, no, diciamo più che probabilmente, la probabilità sta nei tempi, ma già abbiamo chiesto alla Banca d'Italia e quindi già siamo impegnati sul territorio per aprire la filiale. Può essere febbraio, marzo, ma non oltre questi mesi. Benissimo, grazie allora per questa sua presenza e grazie ai nostri telespettatori. Alla prossima. Grazie.